devo confessare che oggi prevale la malinconia. Malinconia perché dopo tanti anni di lavoro di polizia, 38 anni esatti, adesso nel rimettere a posto l'ufficio e donarlo al mio successore integro e pulito, ho dovuto recuperare tutti i documenti, targhe, encomi, premi, che è tutta una vita professionale, quindi scorre nei miei ricordi tante persone, tanti momenti di particolari. Oggi non è una giornata particolarmente felice per me. Come ha trovato la città quando è arrivata e come la sta lasciando? Allora, io ho trovato una bella città sana, educata, pulita, solidale, una bella realtà. Credo che di aver contribuito in questi 2 anni e mezzo a mantenere insieme a tutti i miei collaboratori, i miei funzionari e personale, a mantenere la qualità della vita a Pesaro in provincia elevata come l'ho trovata. Sono arrivato il 24 febbraio del 2020 e ricordo, come ho detto in precedenza anche da altri organi di stampa, che il 24 pomeriggio ci fu la prima riunione plenaria in prefettura con tutti i sindaci della provincia per discutere se chiudere o meno le scuole. Quindi da lì poi è ripartita la crisi e giorno per giorno è peggiorata, ha coinvolto tutti. La prima ondata qui a Pesaro è stata veramente terribile, anche la questura è stata falcidiata, compreso me stesso, dal Covid, e abbiamo veramente fatto salti mortali per assicurare in quel periodo personale sia interno che sul territorio, in modo tale da poter garantire la cittadinanza del servizio che noi dobbiamo garantire in ogni caso.